siamo dall'amico Brollo. Oggi la giornata, sì, è un po' fredda per carità, però il tempo è sicuramente bello, ma purtroppo sta arrivando. Diciamo che climatologicamente parlando siamo entrati in una fase di media delle temperature e anche diciamo, del clima. Quello che sta accadendo adesso è che l'Italia si trova a vivere una situazione di intermezzo tra una perturbazione che lascia il meridione dopo i danni arrecati ieri e una ben più forte, strutturata ed organizzata perturbazione di stampo atlantico, nord atlantico, con al suo interno e al suo seguito aria molto fredda di estrazione polare marittima. Una perturbazione che prende slancio dal vortice di Islanda, che è un vortice depressionario semistazionario, il quale comanda le sorti dell'inverno sul nostro emisfero. Questa perturbazione entrerà molto francamente nel Mediterraneo, non trovando ovviamente più anticicloni a bloccarla, ma nel contempo sarà anche molto veloce poi a lasciarla. Infatti, entro là, la nottata di domani, le condizioni meteorologiche su buona parte del paese saranno improntate al netto miglioramento. Ma quello che a noi interessa è che questa perturbazione, entrando in un bacino molto caldo, qual è il catino mediterraneo, troverà le condizioni favorevoli per la creazione di un minimo di pressione molto, molto importante, che i vari modelli lo vedono tra i 985 e i 988 millibar. Quindi, considerate che tra queste ore qua e la nottata la pressione calerà di 24 hectopascal. Quindi vuol dire che si creerà un buco praticamente di pressorio che dal Mar Tirreno velocemente traslerà entro la mattinata, diciamo tarda mattinata di domani, nell'Alto Adriatico. Cosa succederà? Che questo vortice al suo interno naturalmente avrà venti tempestosi, creerà burrasche in mare, piogge molto estese, persistenti, celue temporalesche, nonché anche tanta, tanta neve nel comparto alpino dai 900 mm in su. La stazione approccerà in questo modo: in serata già il nord-ovest avrà le prime piogge e naturalmente in nottata cominceranno a soffiare i venti molto forti di sirocco sul basso Adriatico che velocemente in nottata raggiungeranno anche l'alto Adriatico. Qui parliamo di venti che toccheranno tranquillamente i 120 orari, circa 100 sulle coste esposte dell'Alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dove anche lì avremo anche abbondantissime piogge. Per ciò che concerne le nostre zone, la massima attenzione verrà focalizzata da tra le 5 del mattino e le prime ore del pomeriggio, dove questo minimo di pressione traslerà verso di noi e porterà alla fase più acuta del maltempo. Oltre allo sirocco molto forte, avremo poi a metà giornata anche le prime raffiche di bore in rientro, con raffiche di 100, 190, 100 orari, qualcosa in più ovviamente nel Triestino. Tutta l'Italia sarà interessata, le zone maggiormente colpite dalle precipitazioni che saranno estese, persistenti a carattere nubifragio, con allagamenti anche settorizzati su buona parte del Tirreno e naturalmente Veneto e Friuli. Questa ormai è diciamo, definitiva la previsione dei vari modelli. Quindi porre massima attenzione a tutte le zone, attenzione al vento e poi entriamo nella fase mareale. Una fase mareale che proprio in questi momenti il Centro Visione di Maree di Venezia ha portato a 160 centimetri sul medio mare all'incirca tra le 9.30 e 9.40. Il Mose verrà alzato tra le 3 e le 4 di questa notte e verrà mantenuto in posizione fino a fine evento. Ovvio, ricordarvi, anche se ovvio non è, che dovete predisporre tutte quelle misure di sicurezza, quali paratie e pompe, come se l'evento dovesse succedere, perché ovviamente non si tratta di un'opera ancora finita e consegnata, ma ancora dei test sperimentali, quindi mai farsi cogliere impreparati. Qualcuno ci ha chiesto per quanto riguarda i parcheggi gratuiti in caso di eventi di questo genere. L'amministrazione sta vagliando gli ultimi dati del Centro Visioni e Segnalazioni Maree e a breve lancerà un comunicato, ovviamente, dove i parcheggi verranno resi gratuiti affinché la gente possa portare le proprie macchine a riparo. Quindi entro le prossime ore avremo questo servizio da parte del Comune. Se avremo qualche notizia in miglioramento, ve lo staremo qui a dire. Preparatevi, sarà molto veloce, ma si tratta di una perturbazione autunnale, naturalmente che porterà anche tanta pioggia che è necessaria. Ciao a tutti.